Hare Krishna. Buongiorno a tutti, ben trovati allo studio sullo Srimad Bhagavatam di quest'oggi. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jaya Mudirayet Nasta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oggi facciamo lo studio dello Srimad Bhagavatam del terzo canto e il quinto capitolo e il verso il numero 23. Bhagavan eka asidam agra atmam tmanam vibhu atmecha nugata vatma nanamati upalakshana Bhagavan eka asidam agra atmanam vibhu atmecha nugata vatma nanamati upalakshana Bhagavan eka asidam agra atmatmanam vibhu atmecha nugata vatma nanamati upalakshana Bhagavan, la suprema personalità di Dio, eka, l'uno senza secondi, asa, era lì, idam, la creazione, agre, prima della creazione, Atma nella sua forma, Atmanam delle entità viventi, Vibhu il maestro, Atma il sé, Iccha il desiderio, Anugata essendo immerso, Atma il sé, Nanamati differenti visioni, Upadakshana sintomi. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Il Signore Supremo, padrone di tutti gli esseri, esisteva prima della creazione come principio unico. È solo per Sua volontà che la creazione è manifestata. E alla fine si riassorbe in lui. Questo essere supremo è caratterizzato da differenti nomi. Ripeto, il Signore Supremo, padrone di tutti gli esseri, esisteva prima della creazione come principio unico. È solo per sua volontà che la creazione è manifestata e alla fine si riassorbe in lui. Questo essere supremo è caratterizzato da differenti nomi. Spiegazione. Il grande saggio comincia qui a spiegare il contenuto dei quattro versi originali dello Srimad Bhagavatam. Sebbene non abbia alcun accesso allo Srimad Bhagavatam, il seguace della scuola Mayavada, l'impersonalista, elabora talvolta una spiegazione immaginaria di questi quattro versi. Ma noi dobbiamo accettare la vera spiegazione data qui da Maitreya Muni, perché egli, insieme a Uddhava, l'ascoltò personalmente dal Signore. La prima riga di questi quattro versi originali comincia con la parola Aham. Aham evasam eva gre. La parola aham è interpretata dalla scuola Mayavada in modi così astrusi, difficili, che nessuno se non il loro autore può comprenderli. Qui la parola aham indica Dio, la persona suprema, e non gli esseri individuali. Prima della creazione esisteva solo la persona di Dio, non esistevano i Purusha Avatara
e tantomeno gli esseri viventi, o l'energia materiale mediante la quale si opera la creazione. Le manifestazioni Purusha e le differenti energie del Signore Supremo esistevano solo in Lui. Il Signore Supremo è descritto qui come il padrone di tutti gli esseri. Egli è come il disco solare e gli esseri viventi sono come le molecole che compongono i suoi raggi. L'esistenza del Signore prima della creazione è confermata dagli Shruti. Vasudevo va idam agra asikna brahmana cha sankara. Ekuvai Narayana Asina Brahmana Nesana. Poiché tutto ciò che esiste emana dal Signore Supremo, egli è sempre l'esistenza unica, l'uno senza secondi. Questa è la sua prerogativa, perché egli è infinitamente perfetto e onnipotente. Ogni esistenza oltre la sua include le sue emanazioni plenarie, i Vishnu Tattva, fa parte integrante della sua persona. Prima della creazione non c'era né Karanadakashai Vishnu, né Garbhodakashai Vishnu, né Kshirodakashai Vishnu e non esistevano neppure Brahma e Shankara, Shiva. Le emanazioni plenarie di Vishnu e gli esseri viventi, di cui il primo è Brahma, sono emanazioni distinte dal Signore. Prima della creazione, l'esistenza spirituale era già manifestata, ma l'esistenza materiale si trovava ancora in lui allo stato latente. È solo per sua volontà che la creazione materiale si manifesta e si riassorbe. Quanto alla varietà che esiste a Vaikuntha Loka, nel mondo spirituale, essa fa tutt'uno con il Signore, così come la varietà di un esercito forma un tutt'uno con il re. Come spiega la Bhagavad Gita 9.7, la creazione materiale ha luogo a intervalli regolari per volontà del Signore e nei periodi che separano la distruzione dalla creazione, gli esseri individuali e l'energia materiale rimangono in lui in uno stato di sonno. Rileggo la traduzione che dice: il Signore Supremo, padrone di tutti gli esseri, esisteva prima della creazione come principio unico. È solo per sua volontà che la creazione è manifestata e alla fine si riassorbe in lui. Questo essere supremo è caratterizzato da differenti nomi. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna continua, comincia, siamo all'inizio del dialogo tra Vidura e Maitreya. E qui Maitreya comincia a parlare della personalità di Dio come colui che è il principio di ogni cosa, colui che era esistente all'inizio della creazione, prima che la creazione fosse generata. E cerchiamo di analizzare un attimo questa spiegazione che porta tanti argomenti, forse un po' anche complessi, ma cerchiamo di fare il possibile stamani. Allora, il grande saggio Maitreya qui parla di un concetto che già il Bhagavatam ha riportato qualche capitolo fa.
nel secondo canto, alla fine del secondo canto che noi abbiamo letto, nel dialogo tra Dio, la persona suprema, e Brahma, il primo essere creato, che si è trovato in una situazione tale per cui, dopo tante austerità, tante difficoltà nella sua vita, in cui non sapeva cosa fare, qual era il suo scopo, non sapeva cos'era il mondo materiale, l'ambiente che lo circondava, perché era in quell'ambiente, chi era lui, cos'era il suo scopo, insomma, aveva tante domande importanti e non riusciva a darsi una risposta. E il Signore Supremo gli viene in aiuto, gli dà il darshan del mondo spirituale, gli fa vedere la realtà del mondo spirituale e lui fa delle domande. A queste domande il Signore risponde in maniera sintetica e in cui in questi versi in cui che vengono riportati in questo frangente dello Srimad Bhagavatam vengono indicati come i versi più importanti dello Srimad Bhagavatam, Chatur Shloki Bhagavatam. Sono quattro versi nel quale la conoscenza dello Srimad Bhagavatam, l'essenza della natura individuale, della natura di Dio e della relazione tra l'anima e Dio viene espressa. E il primo verso di questo Chatur Shloki Bhagavatam è questo che viene citato qui: Aham evasam eva gre, nadyat sat asat param. Paschat aham yate dacha Yova shishita sosmi aham. Aham, io, pronome personale in sanscrito, significa io, dice questo verso, esistevo, sono sempre esistito, esistevo prima di tutta la creazione, evasam eva gre, nanya dyad satta sat param, prima della manifestazione della stessa causa della natura materiale. Sat asat param, cioè oltre la causa e oltre gli effetti. Io esistevo. Quando la natura prima de, la natura quando la natura materiale si sviluppa lo vedremo in seguito nel corso dello Srimad Bhagavatam generando gli universi, no? Questa natura materiale ha una causa precedente, no? E il Signore è al di là della causa precedente della natura materiale. Esisteva prima di tutto e non solo. Paschat aham yate dacha, tu puoi guardare adesso me nella creazione, quindi io esisto adesso, anche nel momento in cui la creazione è manifesta, dice Abramà, e io vasisheta sosmiaham. E io sarò colui l'unico che rimarrà quando tutto sarà distrutto, Vashishita, tutto sarà finito, completamente distrutto. Io continuerò a esistere. Questo è il primo verso del Chatur Shloki Bhagavatam, che ci fa capire come la situazione in cui noi stiamo vivendo è una situazione temporanea e lui, il Signore Supremo, è al di là del tempo. Temporanea perché? Che significa temporanea? Significa che c'è una consequenzialità di azioni. C'è un tempo precedente, un tempo presente e un tempo successivo. Una causa e un effetto che si può manifestare solo in questa consequenzialità temporale. Il Signore Supremo è al di là di questa consequenzialità temporale. E qui Srila Prabhupada parla della scuola Mayavada. La scuola Mayavada dice non può fa delle dice che fa delle dà delle spiegazioni astruse a questo verso. Chatur Shloki Bhagavatam. Infatti i filosofi mayavadi, cioè gli impersonalisti, molto raramente parlano dello Srimad Bhagavatam o lo commentano perché è praticamente impossibile
dare una interpretazione della verità ultima, della personalità che viene espressa nella personalità di Dio, nello Srimad Bhagavatam, in maniera impersonale. Non si può. E quindi loro, per spiegare questo aham, questo particella pronominale, fanno delle congetture molto difficili da comprendere, perché non sono di primo acchito alla nostra logica. Questo perché la filosofia Mayavada non considera il supremo come una personalità, ma lo considera come una energia impersonale che però il problema di questa impersonalità dell'energia primordiale, dell'energia che è al di là del tempo e dello spazio, al di là delle fasi del tempo, è che non si capisce il perché. Non si capisce perché questa energia, qual è la motivazione che spinge questa energia a creare gli stati temporali, a creare le differenze che noi percepiamo nella nostra realtà. Infatti, qui bisogna anche parlare del concetto delle emanazioni. Le manifestazioni Purusha, ecco, sono differenti creazioni, energie del Signore Supremo, esistevano solo in Lui. Le manifestazioni di Dio. Possiamo dire che Dio manifesta i mondi spirituali, i mondi materiali, manifesta le sue differenti forme. Questo concetto della manifestazione è molto importante da capire perché ci può fare intendere come noi non possiamo concepire l'idea di Dio e degli avvenimenti nel suo divertimento della creazione materiale attraverso una logica materiale. Perché se diciamo che qualcosa che esisteva, che è sempre esistito, da questo qualcosa si genera qualcos'altro, automaticamente il nostro concetto materiale pensa che ciò che era prima, l'origine della realtà si deve privare di qualcosa. Come dire, Srila Prabhupada diceva, nel mondo materiale, meno 1 fa 0, 1 più 1 fa 2. Nel mondo spirituale, 1 meno 1 fa 1 e 1 più 1 fa sempre 1. Questa matematica spirituale ci fa capire il concetto della emanazione. Dio è il tutto supremo, e da questo tutto supremo, Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnat Udacyate, da questo tutto completo emanano altrettante parti complete, infinitamente complete di se stesse, dal tutto completo, facendo sì che il tutto completo rimanga sempre il tutto completo. Non diminuisce mai il tutto completo. Dio manifesta nella sua pienezza i mondi spirituali, che sono lui stesso, sono parti di lui integrante, e manifesta anche i mondi spirituali, cioè quella condizione di tempo ciclico, che sono fuori di lui, sono in una condizione esterna, ma comunque dentro di lui. Esterna nel senso che in quella condizione di temporaneità la coscienza che vive in quello stato lì è soggetta all'ignoranza.
è soggetta all'essere nella non cosciente dell'esistenza unica del tutto. Dice egli, è sempre l'esistenza unica, l'unico senza secondi. La teoria Mayavada invece dice sì, c'è un tutto uno, e il tutto uno è l'origine di questo tutto uno impersonale. A un certo punto, non si sa perché, si trasforma in una coscienza che dimentica se stesso. Ma è sempre Dio la persona suprema. Cioè, noi, secondo la teoria Mayavada, non concependo la differenza tra anima suprema e anima individuale, sostiene che l'anima individuale e l'anima suprema siano uguali. Ma allora uno dice, ma come mai siamo in questa situazione di dimenticanza, in questa situazione in cui dobbiamo subire una situazione di costrizione, cioè la vita materiale, il tempo, la nascita, la malattia, la vecchiaia, la morte? No, Mayavadi dicono, no, questo in realtà non esiste. Mayavada significa, Vada significa anche sostenitori, adoratori di Maya. Maya è intesa come illusione, perché loro sostengono che tutto ciò che esiste a livello materiale è illusione. E tutto è un'illusione. È un'illusione che noi stiamo vivendo in una situazione di temporaneità, che noi soffriamo, gioiamo, è un'illusione che noi siamo esseri divisi dal tutto. No, noi siamo il tutto, noi siamo Dio, ma in realtà non è così, non è così. E infatti loro questo aham cercano di spiegarlo in questa maniera. Questo aham sei anche tu sei Dio. Nonostante il pronome sia personale, riferito a un uno, un'unità che si riferisce a una, che parla a un'alterità, a un'altra persona. Io dico no, nonostante questo aham si riferisce sia a chi parla che a chi ascolta, sono tutto uno. E quindi facendo così deve creare inevitabilmente un sacco di congetture mentali che non possono entrare a far capire la realtà delle cose. Mentre la filosofia Vaishnava, la filosofia dello Srimad Bhagavatam, fa capire molto bene che esiste una verità assoluta, questa verità assoluta è una verità personale, questo aham vive al di là degli stati manifestati e non manifestati e espande i mondi materiali, espandendoli, genera diverse situazioni da cui lui non è toccato e genera. Qui andiamo a questo concetto, Vishnu Tattva e Jiva Tattva. Genera questa verità assoluta, cosiddette forme Svamsa e Vibhinnamsa. Dalla vita della verità assoluta, dalla forza vivente della verità assoluta, si generano diverse categorie di forze viventi. Una è Svamsa, cioè una forza vivente che è sua propria, che contiene tutte le qualità della forza vivente totale, che sono gli avatara. In questo caso abbiamo parlato dei Vishnu avatara, gli avatara che poi manifestano la creazione materiale. Si manifesta quindi, come dice il verso, in differenti nomi. È sempre lui, ma in differenti nomi. È sempre lui nel senso che queste forme di Dio sono forme Svamsa. Nel senso sue, amsa significa una parte, e sva, nel senso sua propria. Cioè comprendono, sono sue, sono parti di lui, diverse sfaccettature di lui,
che adempiono a funzioni di lui diverse, ma sono sempre lui, hanno tutte le potenze di lui. E queste emanazioni sono distinte invece da un'altra tipologia di emanazioni, come vedevamo, no? Diceva il Sole, c'è cioè il disco solare, e i raggi del disco solare rappresentano le anime individuali. I raggi del disco solare sono considerate le Vibhinamsa, cioè parti del Sole, perché i raggi del Sole sono sempre sole. Quando entra un raggio di sole dalla finestra, uno tende a dire: oh, è entrato il sole. Ma quel raggio di sole in realtà non è il sole, perché è sì il sole, ma allo stesso tempo è separato dal sole. Vibhinamsa, infatti, significa questo. Amsa, una parte, Vibhinna significa separata. E questa è la condizione delle emanazioni della forza vivente delle anime individuali, la nostra posizione. Noi non siamo Dio, ma siamo parti di Dio, separate. Essendo separate, distinte, non possediamo le sue qualità in maniera plenipotenziaria, ma le possediamo in maniera infinitesimale. Ma qualitativamente abbiamo le stesse qualità del Sole, anche noi godiamo di una vita eterna, anche noi godiamo della stessa felicità di Dio. E godiamo della stessa conoscenza di Dio, ma siamo soggetti a uno stato illusorio, a uno stato di dimenticanza, proprio per il fatto che possiamo a un certo punto decidere di separarci dal sole e andare un po' a farci un viaggio nelle tenebre. Ecco la differenza che c'è, perché i Mayavadi dicono che questo mondo materiale è Maya, è tutta un'illusione. Sì, in un certo senso è un'illusione, perché i Vaishnava, la filosofia personale dice, non è che è illusorio, è temporaneo. Perché è Il fatto che sia temporaneo non vuol dire che sia illusorio, perché è reale. Comunque è realtà, è parte di Dio questa realtà dei mondi materiali, del divenire, delle dualità. Sono realtà che esistono. Srila Prabhupada diceva, è famosa la frase di Srila Prabhupada, che diceva: ok, se i Mayavadi dicono che tutto è illusorio, che niente esiste veramente, esiste solo un'unica realtà non duale, indivisibile, è tutto così illusorio, niente esiste, ok. Allora Srila Prabhupada dice: prova a prendere un calcio in bocca con lo stivale e dimmi se non esiste. Ovvero, lo stato di coscienza che si ha nel momento in cui ti prendi il calcio in bocca con lo stivale, cioè quando gli stati di gioia e dolore, la percezione di stati di gioia e dolore che si sperimentano nel mondo materiale, quelli tu puoi dire quanto vuoi che sono illusori, ma puoi diciamo, sovrascrivere nella tua intelligenza che sono illusori, che non esistono, ma intanto li stai vivendo. E sei in una condizione, non puoi non vedere il fatto che il calcio in bocca te lo devi prendere. Il fatto che devi vivere in una condizione di nascita, malattia, vecchiaia e morte, sei costretto a farlo, non puoi non vederlo. Anche se tu ti dici che questa è un'illusione, sì, ok, è un'illusione. Però non puoi non viverla, quindi è realtà, è reale. È illusorio nel senso che è temporaneo. E qui veniamo al concetto che poi dice alla fine di Srila Prabhupada di questo stato di sonno. È lo stato di sonno, no? È temporaneo nel senso che in realtà esiste sì, come si fa spesso l'esempio di quando uno vive nel sogno e percepisce nel sogno, ad esempio, di essere inseguito da una tigre.
vive quelle emozioni della paura, del dolore. Nel caso inciampa e si fa male, e la tigre è lì che lo insegue, lo vive quel dolore. Lo sta vivendo, ma è solo in uno stato onirico. In realtà il suo corpo sta vivendo quelle emozioni, la sua mente nel suo stato sottile, ma in realtà il corpo non sta subendo quelle cose che sta vivendo. Anzi, a volte le subisce solo in virtù del condizionamento sottile, per quanto è potente la mente. E questo è quello che succede nel mondo materiale. Noi stiamo praticamente in uno stato di sonno, perché stiamo vivendo un'esistenza temporanea, anche se noi non viviamo nella temporaneità, perché siamo esseri eterni, e tutto quello che viviamo è reale, perché sono reali le difficoltà della vita nella sua forma materiale, sono reali. Ma in realtà sono temporanee. Allora, questo è uno stato di sonno che sta vivendo l'anima, possiamo dire, però è uno stato di sonno di veglia, cosciente. Quello che invece parla qui nella spiegazione, qua parla di uno stato di sonno che si chiama Susupti, è un altro livello di semicoscienza, proprio il livello più, diciamo, incosciente che esiste, che può sperimentare l'anima, che è quello stato di sonno che l'anima vive nel momento in cui la manifestazione materiale è non manifesta. Abbiamo detto, no, da questo verso che il Signore è presente sempre, comunque, al di là di quando la creazione viene manifestata, durante la creazione, di quando la creazione viene distrutta. Significa che nella condizione nella creazione materiale, il mondo materiale subisce questi stati di viacto aviacta, manifestazione e distruzione e non manifestazione. Quindi creazione, si crea, si manifesta il mondo materiale e poi viene riassorbito, viene detto, viene distrutto e viene quindi non più manifestato. Possiamo, qua Srila Prabhupada cita il verso della Bhagavad Gita, quando è? 9.7, lo leggiamo. Il 9.7 dice: Sarva bhutani kunteya prakritim yanti mamikam kalpakshaye punastani kalpado vrishijamyaham. O figlio di Kunti, alla fine di un ciclo di ere, tutte le manifestazioni materiali rientrano nella mia natura cosmica e all'inizio del ciclo successivo, in virtù della mia potenza, le creo di nuovo. Srila Prabhupada spiega: la creazione, il mantenimento e la distruzione del mondo materiale sono completamente subordinati alla volontà suprema di Dio. C'è una volontà che permette tutto questo, non succede così per caso, e questo è quello che non possono spiegare i Mayavadi. La filosofia Mayavada non si spiega, se tutto è uno, perché adesso siamo in questa condizione che, per quanto noi possiamo dire che è illusoria, ma è comunque costrittiva, il calcio in bocca lo sentiamo comunque. E perché succede questo? Qual è la ragione? Perché se io sono Dio mi devo mettere in una condizione di prendermi un calcio in bocca? È assurdo. E invece no, c'è un Dio e ci sono le anime individuali, che sono parti di Dio, che sono in una condizione subordinata e devono in un qualche modo subire il ciclo di nascite e morti, e tutto dipende dalla volontà di Dio. Ora, ieri abbiamo spiegato bene Abhiram
Prabhu ieri ha spiegato bene che non è che Dio crea i mondi materiali per divertirsi in maniera spietata, ma delle ragioni, ma queste magari le analizziamo in un secondo momento. Qui cerchiamo solo di capire il fatto che questa volontà di Dio genera questi stati temporali, il presente, il passato, il futuro. E qua continua la spiegazione, dice: l'espressione alla fine di un ciclo di ere significa alla morte di Brahma, che è il primo essere creato e l'essere più longevo dell'universo. La durata della vita di Brahma è di 100 anni, ma ciascuno dei suoi giorni equivale a 4 miliardi e 320 milioni dei nostri anni terrestri, e altrettanto lunga è la notte. I suoi mesi contano 30 di questi giorni e di queste notti, e i suoi anni 12 di questi mesi. Insomma, è un essere molto longevo. E dopo 100 di questi anni, alla morte di Brahma, sopraggiunge la devastazione, cioè la distruzione del mondo dell'universo materiale. In altre parole, l'energia manifestata dal Signore Supremo al momento della creazione si riassorbe in lui. In seguito, quando sarà necessario, cioè quando Karanodakashai Vishnu espirerà un'altra volta, quando inspira, gli universi si assorbono, e quando espira, gli universi si manifestano. In ogni universo si manifesterà un nuovo Brahma che genererà un'altra situazione, altre forme che daranno modo agli infiniti esseri individuali di abitare queste forme e di fare la loro esperienza nella dimenticanza di Dio, nella temporaneità. Quindi in seguito, quando sarà necessario manifestare il nuovo cosmo materiale, interverrà di nuovo la volontà del Signore. Quindi Dio si estende attraverso l'energia materiale e genera una nuova manifestazione cosmica. Ecco perché la Bhagavad Gita dice: Parastasmat bhavonyo tu bhavonyo vyakto vyakta saratana. Esiste una natura che va al di là degli stati manifestati e non manifestati della materia. E questa è la natura spirituale, la natura di Dio, di cui l'essere vivente è parte integrante. Allora, cosa succede all'essere quando vive in questa situazione del mondo materiale e quando questo mondo materiale è completamente non manifestato? Va in questo stato di sonno. Questo stato di sonno che viene spiegato qui nella spiegazione da Prabhupada, è questo stato di susupti, praticamente di un completo stato di incoscienza, proprio un sonno profondo. Non fa niente, completamente niente. E quando poi vengono invece manifestati gli universi, entra negli universi l'anima vivente, l'anima individuale, e ha, diciamo, la possibilità di vivere in un altro stato di sonno, che è lo stato della veglia del mondo materiale, in cui vive la gioia e il dolore del mondo materiale, che sono reali perché li sperimenta, li vive in realtà, ma sono temporanei. Fino a quando non si sveglia, l'anima non si sveglia dalla sua coscienza materiale, non si rende conto di non essere questo corpo materiale, ma che è parte integrante del Supremo, rimarrà a vivere questi sogni di io sono italiano, io sono americano, io sono russo, ucraino. Io sono madre, padre, fratello, legati al corpo materiale. Ok, una cosa che possiamo dire, ecco, come fa l'anima poi che è dentro questo sonno a risvegliarsi, no? Perché stamattina riflettevo leggendo un passo del Nettare della Devozione, adesso lo vediamo un po' insieme, brevemente.
Perché il Signore Supremo in questo verso, che Maitreya Rishi riporta a Vidura, dice il Signore Supremo, il verso dice, padrone di tutti gli esseri, esisteva prima della creazione come principio unico. Il principio unico è il Signore Supremo, però è quindi che va al di là degli stati manifestati e non manifestati. Però io riflettevo, ok, ma siccome noi siamo anime individuali, anche noi in realtà abbiamo questa qualità di essere al di là degli stati manifestati e non manifestati. Anche noi abbiamo un principio unico. E il principio unico qual è? È la bhakti, è la relazione che abbiamo in virtù della relazione con Dio, che abbiamo con il Signore Supremo, anche noi possiamo vivere al di là degli stati manifestati e non manifestati, al di là del tempo, nella bhakti. Infatti, proprio la sadhana bhakti, ovvero il percorso che ci fa risvegliare da questo sonno, la sadhana, la pratica spirituale, che sadhana significa proprio raggiungere uno scopo, il sadhya. Viene da sadhya. Sadhya vuol dire scopo, e sadhana vuol dire la pratica che ti permette di raggiungere il sadhya, uno scopo. La sadhana bhakti, che cos'è? La pratica che ti fa risvegliare dal sonno di essere questo corpo e ti fa risvegliare alla bhakti, alla tua relazione d'amore, alla tua relazione con l'essere supremo. E questa bhakti è sempre latente nel cuore di ogni anima. Quindi quello è il principio unico che è sempre presente all'interno dell'anima, sia che l'anima sia in uno stato di veglia, in cui nel divenire del ciclo di nascite e morti, che oggi sono italiano e domani sono russo, e oggi sono un padre, domani sono un figlio, e oggi sono bianco, domani sono nero, sia che oggi sono in uno stato del mondo materiale manifestato, sia che sono in uno stato di completa susupti, cioè di completa non manifestazione, in cui non posso, non ho sensi di percezione, non ho niente, sono completamente dormiente. Che io sia in uno stato o in un altro, c'è sempre qualcosa che io esisto, che mi fa esistere. Qual è questa cosa che mi fa esistere? È la mia relazione con Dio. È la pratica della sadhana, è quello che fa semplicemente risvegliare questa relazione con Dio. Infatti, ecco, quello che leggevo oggi era questo. Srila Prabhupada spiega che cos'è la sadhana. Spiega, citando e spiegando i versi di Srila Rupa Goswami del Bhaktirasamrita Sindhu, che è il nettare della devozione, la scienza della devozione, spiega proprio la scienza completa del Bhakti Yoga, parla del sadhana. Sadhana, che è il primo capitolo, le prime fasi della devozione. Parla della devozione, la prima fase della devozione è la pratica, la sadhana bhakti. E che cos'è la pratica? Il termine pratica implica l'impegno dei sensi nell'azione. Adottare la pratica del servizio devozionale significa dunque usare i diversi organi di senso nel servizio a Krishna. Alcuni di questi organi sono ricettivi, fatti cioè per ricevere la conoscenza, altri sono attivi e danno concretezza alle deliberazioni del pensare, del sentire, del volere. La pratica consiste dunque nell'impiego tangibile della mente e dei sensi al servizio del Signore e non nello sviluppo di qualche facoltà che non sia già insita in noi. Per esempio, il bambino impara a camminare con la pratica. Camminare è naturale per lui, perché ne ha la facoltà innata. Per camminare bene gli basterà un po' di pratica. Così
Servire con devozione il Signore è la tendenza connaturata a ogni essere vivente. È il nostro principio vivente, praticamente, il nostro principio attivo. E è quello che ci mantiene simili al Signore, come principio unico al di là degli stati manifestati e non manifestati. E dice infatti Prabhupada, anche le popolazioni più primitive si inchinano davanti alle meraviglie della natura e riconoscono che dietro a esse c'è una presenza suprema. Questa coscienza del divino, benché sopita in coloro che sono coperti dalla materia, si trova in ogni individuo e una volta risvegliata non è altro che la coscienza di Krishna. Shravanadi Suddacitte Sadhya Kabunoi. Questa pratica dell'impegnare i sensi di azione e di percezione nel servizio a Dio e Shravanadi comincia dall'ascolto di quello che stiamo facendo stamani, dall'ascolto di tutto ciò che riguarda Dio, la persona suprema, e le anime che sono a lui legate, che lo conoscono di più, come il saggio Maitreya e il saggio Vidura. Shravanadi Suddacitte, perché questo ascolto, Suddacitte, purifica la coscienza materiale e Nitya Siddha Krishna Prema Kara Yeudoi. E fa sì che si risveglia l'anima dallo stato di sonno manifestato o non manifestato, si risveglia Krishna Prema, Nitya Siddha, quell'amore per Dio che è Nitya Siddha, che è sempre presente nell'anima. Ecco perché ci dedichiamo alla pratica spirituale, ecco perché ci dedichiamo alla lettura, al canto, alla preghiera, all'ascolto delle glorie di Dio, proprio per anche noi uscire da questo stato manifestato e non manifestato e risvegliare il nostro principio attivo, il nostro principio unico, che è la relazione d'amore con Dio. Se non ci sono altri commenti o io direi di terminare qui, vi ringrazio dell'ascolto, della pazienza e vi auguro una buona giornata. Srimad Bhagavatam Granth Rashi Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.